Clamoroso, siamo in diretta. Ciao Arduino. Ciao Max, ciao a tutti. Ciao a tutto il pubblico qui riunito che fra l'altro ci aspettava mentre aprivano i cancelli, per cui diamo il benvenuto a Leonardo, Alessandro, Carlo, Mario, Giuseppe, Luigi, Floriano, Vanessa, Nicola, Cristian, Alessandro e tutte le persone che si stanno collegando in questo momento. Ecco qui che arrivano. Facendo un po' di prove tecniche con Arduino per la postazione, per l'inquadratura. Abbiamo una nuova grafica, un nuovo layout e una nuova tecnologia per la diretta. Come stai, Arduino? Io tutto bene, ti vedo in forma anche tu, Max. No, Bene. tutto bene. Qui è iniziato il caldo, però, Tu Sì, ce l'avrai già da un anche po', qui proprio tanta roba, da noi si crepa, stanotte praticamente ero secco come una foglia. Secco come una foglia. qui condizionamenti pesanti, Vediamo se aria qualcuno condizionata. nota una cosa che è stata fatta. Sapete come i giochi della settimana enigmistica. Vediamo se qualcuno la nota. Bene, 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 bene. Vedo che siamo tantissimi, vedo che siamo pronti per la live. Il titolo di oggi che ha scelto Arduino è Euro su, Euro giù. Come mai, Ardu, questo diciamo titolo. Beh, perché diciamo che siamo due trader sull'euro in primis, quindi in questo momento dove ci sono dei bei movimenti, l'euro-dollaro è un mercato che rispetta molto bene con la sua giusta velocità un certo tipo di aree, un certo tipo di movimenti. So che tu sei un grande trader sull'euro. Io anch'io lo trado moltissimo, poi da un po' ormai ci scambiamo anche molte idee, no? E quindi sappiamo un po' che stiamo l'euro ha dei bei movimenti e quindi mi è sembrato, poi so che insomma ti segue molta gente, mi segue molta gente e l'euro-dollaro insomma è un po' il principe del mercato delle valute e, visto che ha appena fatto una ferma, è un po' in ferma da qualche settimana. Euro su euro giù perché è arrivato su un punto molto importante 1,14, ha avuto un leggero ritracciamento. Adesso qui siamo sui punti di dire: beh, deve continuare, almeno nel breve, ovviamente, qua stiamo parlando sempre di breve termine, o magari vuole fare un'altra gamba ribassista, magari ne parliamo insieme. Io ho un po' la mia idea, è ovvio che la mia idea rimane sempre nel breve termine, ma la mia idea ce l'ho e quindi magari poi ne discutiamo con i nostri amici. Volentierissimo, volentierissimo. Nel frattempo Marco Amato ha vinto il primato, ha indovinato, stessa Polo, non fa Yeah. grandissimo. Allora qua. E Gianna Luigi invece dice che si è iscritto da un giorno su Facebook, incredibile, e doppia live, doppia lezione quest'oggi. Quindi benvenuto Gianluigi su Facebook. E alla nostra diretta in simultanea. Salutiamo tutti gli intervenuti, per cui oggi parleremo di euro-dollaro, delle previsioni di breve periodo sull'euro-dollaro. Giorni, direi, no? Non ore, ma insomma giorni, che dici? Sì, giorni assolutamente. Sì, ore è un po' difficile, però giorni secondo me è la cosa giusta. Come tu, come me, anche tu lavori in ottica di qualche giorno. È ovvio che se ci dà tanto subito, meglio, cioè non è che per forza bisogna stare svariati giorni. Però io guardavo proprio quest'oggi il mio diario di trading di quest'anno, ma rispecchia al momento quello dell'anno scorso e ho visto che mediamente. Io ho fatto 26 operazioni quest'anno, questa qui che ho sul Neozelanda è la 27esima, però al momento 26, quelle chiuse, e ho un tempo a mercato perché ho un diario di trading che segue un pochino, che diamo tra l'altro a disposizione agli abbonati nostri Platino e ci fa vedere anche quanto tempo stiamo a mercato e ho visto che mediamente stiamo poco meno di 4 giorni per ogni posizione. Quindi bene o male sì, dai, è quella cosa. Penso che anche tu. No, bene o male, è un po' quello. Poi, ovvio, c'è la posizione che resta anche qualche settimana, può succedere, ma mediamente noi abbiamo un timing, un tempo di posizione di circa 4 giorni. Sì, io un po' di più perché col fatto degli aggiustamenti va a finire magari anche che dura 2 o 3 settimane, Può però succedere, diciamo certo. che sì,
diventa un po' più lunghina. Benissimo, è venuto il momento di sfoderare qualche grafico. Allora, intanto, la nuova grafica, vi piace o no? Qualcuno diceva che i sottotitoli, i sottopancia, danno fastidio. In che senso? Dateci qualche feedback, perché qui ci sono anni e anni e anni e ore e ore e ore di intervento. Per cui, se ci sono dei feedback, fateglieli sapere, fateceli arrivare. Nel frattempo, Arduino dalla regia sta preparando manual mouse la chart che inizierà a prendere in considerazione evidentemente l'euro-dollaro, così avevamo detto. Sì, adesso guarda, dammi un secondo che capisco qual è il monitor giusto, eccolo là. Nico ci fa sapere che gli istituzionali stanno abbandonando il dollaro, è proprio vero, e nel frattempo arriva la chart di si vede? Arduino. Molto bene, la vedo. Eccola qui. Beh, prendiamo l'euro, scusate, ma avevo questa cosa qua. Eccolo qui, l'euro oggi, non l'avevo ancora visto questa sera, vi dico la verità. Sì, l'ho dato un occhio poco fa, ma non l'avevo visto bene. Tu sei al mercato, Max? Sì, direi di sì. Sono a mercato e siamo già in attivo. E vorrei vedere la posizione andare da prima sui massimi e poi vorrei vedere che diciamo vada via da là, cioè va sopra però nel mio immaginario c'è prima i massimi e poi oltre, però diciamo che potrebbe indebolirsi ancora magari nella giornata di domani, però di base io vedrei quella cosa lì. Bello il movimento di vola che ha fatto proprio ieri. Esatto. Perché questo ha rotto i massimi precedenti. Ti dico la verità, noi avevamo io settimana scorsa e settimana precedente avevo fatto due trade short, entrambi andati a profitto, ma non nel senso, io avevo un target un po' più ambizioso perché pensavo, vedi che io qua ho tre linee, e pensavo che riuscisse ad arrivare sull'ultima, 1.1150, sì. 1.1140, prima di ripartire. E quindi sì, mi ero, ovviamente io quando metto un target tendenzialmente cerco di inserirlo, quello un po' più ambizioso diciamo, e poi la gestisco. Perché magari fa una sparata e ce lo prende, quindi non limitiamo diciamo il profitto. In questo caso la prima posizione si è chiusa con un trading stop, però benino, inferiore a 1-1 di risk reward col trading stop, ma va bene così, abbiamo fatto 1-0-60, mentre la seconda, che aveva un risk reward superiore a 1-2, era 1-2-40, una cosa del genere, l'ho chiusa in trailing stop, si è chiusa in trailing stop venerdì a 1,66 di risk reward, quindi per ogni euro rischiato abbiamo guadagnato 1,66 e in trailing stop però, e praticamente con il tocco di 1,1180 bisognava stare molto attenti, quindi poi mi si è chiusa in area 12,20 se non sbaglio, qualcosa del genere, e ieri il fatto che è aumentata, almeno per il mio metodologia, è aumentata molto la volatilità, qui si vede, proprio in area, in queste tre zone, tra l'altro chiudendo sopra 1.1220, che era una zona importante, diciamo che mi ha dato un po' l'input che questa fase di ritracciamento, che si nota anche bene sul grafico settimanale, poi eccola qua, probabilmente, almeno momentaneamente, è finita, diciamo, no? Quindi sono d'accordo con te, anch'io, anche noi, in Trading Room, così anch'io sto cercando, stiamo vedendo la fase dell'euro come adesso una fase che sta ripartendo long, quindi direi che oggi tra l'altro è andato proprio a testare un'area precedente non importantissima, certo, di vendita, però comunque dove c'erano state delle vendite nel recente passato, quindi ci poteva stare che qui un pochino avesse un po' di vendite. Io non lavoro nell'intraday, quindi non è che vado a ricercare quelle vendite lì, però bello, sono d'accordo. In linea di massima ti dico sinceramente, non vorrei, ecco, in ottica generale, che l'euro ritornasse sotto 12,20, ecco. Ma non tanto perché c'è il minimo di oggi, ma proprio perché 12,20 è un'area che, a mio avviso, deve tenere. Almeno nel breve, se vogliamo vedere un'altra leg, un'altra gamba rialzista. Siccome
con la mia metodologia, guardando un po' la struttura di questo mercato, mi sembra possibile il tipo di dinamica che possiamo ritornare e andare verso 1,1490, ma in realtà io vedo la possibilità proprio a livello di struttura di questo mercato di andare anche velocemente, un mese e mezzo, si può ritornare su queste zone che ti segno qui, aspetta che duplico la linea, eccola qua. Faccio questo... una bella previsione, Arduino, che noi teniamo botta con tutto quanto l'armamentario, non ci stacchiamo da lì finché non arriviamo in fondo. No, ma io invece tendo un pochino a swingare, cioè tanto l'euro-dollaro, la cosa bella che ha secondo me è che non è troppo veloce e quindi ti dà il tempo di riflettere e razionalizzare il tutto, però non è neanche troppo lento, è giusto, e swinga bene. Cioè, l'euro-dollaro ha questa grande caratteristica che è tecnicamente perfetto, swinga perfettamente. Cioè, fai swing dove li deve fare, diciamo. Quindi, è il mercato, a mio avviso, poi ovvio, ognuno ha i suoi gusti, perché c'è magari gente a cui piace più altri tipi di mercati. Però, secondo me, l'euro-dollaro ha questa caratteristica, quindi è vero, ci sta anche tenerlo fino di là, però io preferisco invece magari, e seppur io lavoro in realtà di anch'io di qualche giorno, addirittura qualche settimana, nelle mie posizioni più belle, a volte sono stato dentro anche qualche mese, quindi non voglio dire, io non faccio un trading troppo veloce, però vedendo come si muove l'euro con questi swing molto chiari, si può decidere magari a volte di star fuori 2, 3 giorni, 4, così si risparmia anche del rollover un po' pesante e si entra quando il mercato riparte, no? Quindi certo. io questo, però sono d'accordo con te e ripeto, a mio avviso l'1 e 17,50 per il tipo di velocità che ha fatto e il tipo di struttura che sta cambiando sull'euro negli ultimi almeno 3 anni, 2 anni e mezzo, io credo che si possa veramente andare velocemente verso 1,1750, che poi se ci pensiamo bene non è che... Sì, perché come dici tu la velocità è cambiata, sì. Cioè sta cambiando la velocità rispetto all'ultimo anno e mezzo. Sì, e se guardiamo bene... E 1,17... io entro fine anno direi proprio... Dato che ce lo chiedono nel 2020, secondo me entro fine anno assolutamente a 1,22 lo rivediamo. Qui faccio proprio la previsione del mago, però entro fine anno 1,22 direi di sì. Insomma. Sì, allora guarda, se guardiamo proprio e facciamo un po' di view, anche se sai nel lungo periodo poi ci possono essere tante caratteristiche, no? Che macroeconomiche o comunque quest'anno siamo nell'anno delle elezioni americane, quindi il dollaro potrebbe avere... dei movimenti, però alla fine il prezzo poi dice tutto, no? Domanda e offerta, è lì che si gioca la partita. In linea di massima, però, io qua c'ho delle aree, adesso non vorrei fare confusione a chi magari è anche un po' all'inizio in questo mondo, ma sono d'accordo con te, nel senso che la base che ha fatto, tra l'altro pensiamoci, adesso noi stiamo pensando a un euro-dollaro e noi che Max lo tagliamo da tanto tempo, l'abbiamo visto in svariati livelli di prezzo, stiamo parlando che lui adesso sta quotando 1,13, no? Quindi cioè anche 1,1750 da un punto di vista proprio di bilanciamento delle due economie, non è che stiamo parlando, cioè l'euro-dollaro è stato anche 1,60, voglio dire, a 1,20, 1,25 diciamo che potrebbe essere un'area possibile. Poi analisi così lungo, direi tanto noi ci vediamo quasi settimanalmente, non quasi settimanalmente, ma ogni 2-3 settimane ci vediamo qua, quindi ne parliamo con i nostri amici. Però ecco, intanto direi, secondo me 14,90 potrebbe essere afferrabile abbastanza rapidamente, 1,1750 anche, in effetti se dovesse esserci un uptrend così a rompere certi livelli anche in chiusure settimanali, addirittura mensili, sappiamo quanto è importante, perché alla fine quando abbiamo delle chiusure sopra certi livelli, su dei time frame grandi, vuol dire che lì la partita tra domanda e offerta è molto chiara, cioè non è che ci sia solo speculazione di qualche minuto, no? Cioè lì si parla di soldi che sono rimasti lì e hanno combattuto, hai capito? Quindi credo che nel tempo, se dovessimo avere nuove chiusure sopra certe aree, probabilmente sì, sono d'accordo con te, c'è un uptrend. Quindi, bene, tra l'altro se dovesse chiudere in questo modo un euro-dollaro con questa forza, anche weekly, ma anche rimanesse in area 1,13, 1,1350, a mio avviso, insomma, ci sono tutti i presupposti per vedere un euro molto più forte nel prossimo futuro.
Quindi io sono per euro su. Tra l'altro io ho fatto un calcolo indicativo di quello che potrebbe essere stato il prezzo medio di acquisto degli istituzionali e mi viene su per giù 1,11, che è un po' la media mobile, un po' sopra la media mobile 200, 1,11 così, per cui per me il prezzo medio circa con cui hanno accumulato le posizioni istituzionali è quello lì. Quindi da lì, per aver fatto tutto lavoro, sto ambaradando di acquisti, è chiaro che per premiarlo ci vuole un movimento significativo da questo punto di vista. Ecco. Sono d'accordo Max. Dov'è la media 200 che non ce l'ho segnata? Esattamente dov'è? Media circa? 200 che adesso batte 1,1056. Ah, ok, sull'area 1,10 quindi. Sì, sì. Però diciamo che penso intorno a 1,11 il prezzo medio, un 100 pip sopra. Okay. Tra gli acquisti a prezzi più alti, gli acquisti a prezzi più bassi, perché diciamo che gli acquisti sono avvenuti a partire da 19 di febbraio, in tutta quell'area lì che è andato fino a 1,15 quasi, poi è andato a 1,06 e sì, poi sì, ha fatto quel mock ondoso tipo fisarmonica, il prezzo medio viene indicativamente 1,11, per cui 1,11 per uscire da quella posizione lì dopo che sale, distribuiscono, chiudono eccetera eccetera, insomma almeno una manovra di un 6 mesi e di un 1,22-25. Ecco. Ah, ci sta. Chiaramente ci sta. Bisogna vedere se, come dici tu, ci saranno nuovi minimi o no. Ecco. Io ho messo in conto che al limite se ci saranno me li metto in tasca, insomma, però dipende dalle distanze, appunto, dei cerchi interessanti che fai tu. Ecco, i cerchi lì, vedi come swinga? Vedi come fa sti swing bellissimi. Quindi l'euro ha questa, per me quel gomito che ha fatto di volatilità dovrebbe reggere, diciamo. Questo ultimo? Indicativamente sì, vista la forza che c'è sull'euro, la forza che è arrivata sulla sterlina. Sono d'accordo. Scusa, sono d'accordo. Su Neozelanda, non sterlina, eccetera eccetera. La mia ipotesi è che quel gomito li regga e quindi che diciamo che io le posizioni non sono esposto tanto, per cui se dovesse ritracciare ci penso, però potrebbe reggere a quel punto, da quel film che potrebbe reggere senza toccare quel massimo precedente che tu hai segnato col pallino, qui ci si è avvicinato comunque a quell'area là di prezzo, quello sotto. E questo dici? Esatto, ci è avvicinato, sì. Insomma è quasi perfetto. Quindi se bastasse quello e ripartissero rompendo il massimo, a quel punto, non so, lo sviluppo di vola per me potrebbe essere simmetrico a quello che ha fatto per i massimi relativi precedenti, quindi potrebbe esserci una bella sgambata. Sì, anche perché poi sappiamo che in linea di massima quando ci sono queste forti volatilità qui, come qua, e quindi dei trend anche, non voglio dire inaspettati da chi è meno formato e meno esperto, però un po' sì, tende a essere ancora più, come dire, aggressivo il movimento, no? Proprio perché in quel caso probabilmente il mercato che ha bisogno di liquidità, come per esempio chi entra con grossi quantitativi, ha bisogno di liquidità, no? Opposta. Quindi se hanno bisogno di acquisti devono avere qualcuno che gliele venda, no? E quindi è probabile che se ci dovesse essere un, cioè da qui un movimento molto ampio potrebbe portare veramente a posizioni di magari trader, ecco, quelli che tendono un pochino a perdere, diciamo così, quelli un pochino poco formati, poco esperti, che sono magari all'inizio, vedono un mercato che spicca il volo, magari si pensa sempre, no, non noi, ma dovrà ritracciare per forza, quindi vendono. E lì sì, sì, chi ha tanta liquidità magari in 100 vendono per uno che compra, no? Perché tanto poi alla fine il gioco è un gioco a somma zero, questo qua, quindi questo è il giochino. Però sono molto d'accordo con te, a me questo trend piace, parli con uno che in linea di massima fino a, fai conto, 4 mesi fa erano più le posizioni short che facevo sull'euro, tra l'altro il rollover che veniva pagato dai broker era veramente bello, perché short il dollaro sì, pagava, cioè long dollaro, quindi short euro pagava. Adesso ovviamente i tassi di interesse sono tutti assoluti abbassati, quindi è cambiato, ma molto interessante. Io però, ecco, seppur la mia view è long,
non potrebbe essere, come è successo per queste ultime due settimane, che magari in ottica di vedere una situazione che magari per quella settimana mi dà una possibilità di fare un swing per andare a cogliere un movimento magari di un centinaio di pips, rischiandone 50, 60 o un po' di più, potrei anche farlo, voglio dire, quindi sono un trader, non è che poi, però diciamo che prediligo in questo momento i posizionamenti long per un'ottica magari un po' più di qualche giorno in più e quindi più profittevole, diciamo, in rapporto come redditività, ecco. Sì, infatti tu gli ultimi 4 giorni short li hai presi sostanzialmente benissimo dalla cima tutti quanti, nonostante fossero... Li ho presi dalla cima. Allora, guarda, ho preso da questo venerdì qui, ho preso questo venerdì qua e poi l'ho tenuta nel weekend perché pensavo andasse subito a farsi un giro qua, ma la mattina mi stava girando, quindi sono stato in trailing stop e ho portato a casa uno 0,6. Uh-huh. Uno 0,6 rischiando un 1. Poi questo giorno qui, quando ho visto questa barra bullish, non mi convinceva perché avevo una pianificazione settimanale short, uh-huh, no, per quella settimana. Quindi praticamente ho venduto qua a 1,13 e 13,20, qualcosa del genere, e l'ho richiusa a 12,20, capito? Quindi è stato comunque un buon trade. Adesso però fai conto che adesso sono lungo di Neo Zelanda, tra l'altro, e comunque l'idea è quella anche di seguire l'euro. È che questa mattina non mi ha dato quella base che volevo vedere, è partito subito a razzo e quindi va bene. Però cioè, lo fai tempo a prendere l'euro, eh? L'euro è molto fa i ritracciamenti, fa le sue cose, quindi a me queste cose qua riescono a far sì che a volte riesco a entrare anche con dei rischi ridicoli e riesco a prendere dei movimenti poi più interessanti. Sì, sì, come l'ultimo short che io te l'ho seguito, ho visto che proprio, sì, con uno stop minimo l'hai accompagnato giorno giorno. Meno di 50. Una bella posizione è venuta fuori. Sì. Allora, la stessa situazione contingente, un po' di, non so, tecnicamente come potremmo chiamare questa congestione abbastanza stretta sull'euro-dollaro, sta avvenendo anche su New Zealand e Australia, giusto? Circa. Sì, circa. C'è un po' più di forza su queste qua, almeno nell'ultimo periodo. C'è stata un po' più di, almeno più che di, sì, di forza, c'è stato un po' più di, forse hanno preceduto, ecco, un movimento, no? Perché basta prendere l'Australia, che è un pochino, diciamo, è più benchmark rispetto al Neo Zelanda. Devo dire che qua ha fatto un movimento, direi, veramente notevole. E in realtà bisogna stare un po' attenti a quest'area. Sul mensile, questa zona, vedi, dell'australiano, è stata una zona nel passato recente, quindi è tipo, cos'è, primavera, estate del 2019 e poi dicembre, gennaio, queste. Io non lavoro, tu sai che lavoro di price action, la price action non è analisi tecnica, anche se qualcuno la confonde un po'. Queste sono zone di vendita, quindi per me questa è una zona di offerta, no? E quindi infatti lui qua l'ha sentita. Però per come c'è arrivato, vedi, ha fatto questa V, per come c'è ritornato, sì, vedi, lui adesso si è fermato 2-3 settimane, ma probabilmente, no, boom, e potrebbe farsi il giretto magari verso 0,7360, l'altra zona nuovamente di vendita, perché poi alla fine... Un po' come ha fatto l'S&P e il Nasdaq. Un po' come ha fatto l'S&P e il Nasdaq, tra l'altro sono valute queste qui, sono commodity currency, quindi sono valute un po' legate a oro e argento, ma che comunque io vedo long di brutto, come ti dicevo forse l'altra volta, però in effetti sono anche legate un pochino all'economia positiva, diciamo, no? Quando l'Australia, infatti dicono che non è che dicono, in realtà è un po' così, comunque lo yen è un po' quella valuta, no, che viene comprata nei momenti di risk off, e l'Australia invece quella che viene comprata nei momenti di risk on, quindi AUD/JPY, che non è una coppia che io trado e neanche guardo principalmente, però è una coppia che fa un po' da termometro, no? Un po' come l'S&P. Però io sono un po' come te, cioè io in watchlist tengo magari l'S&P, tengo il DAX, tengo il petrolio, però non sono mercati che tendo a tradare moltissimo, anzi il 90% dell'operatività è sul Forex, addirittura quest'anno vedevo che il 35% dell'operatività è sull'euro-dollaro, fatto 100 la torta, 90 è sul Forex, 35 sull'euro, quindi praticamente quasi tutta lì.
però mi servono perché l'S&P soprattutto è un termometro, no? E è un termometro in generale, secondo me. Poi non so come la pensi tu, però diciamo che vedere anche dei movimenti così più sani dell'S&P tende a essere più sani anche i movimenti del Forex, no? E quindi lo sì, tengo... Sì, io lo uso proprio per quello, sia l'S&P che il Gold, che sì. Vado a vedere per misurare la volatilità dei mercati se crolla, per vedere sì. Se sale l'S&P e l'oro vuol dire che tutto è stabile, quindi non ci sono scorrelazioni... E quindi in una situazione di tranquillità è più facile che quello che accade, quello che vedi e quello che prevedi sta nella norma sostanzialmente da questo punto di vista. Il Nasdaq tra l'altro ha rotto i massimi, ah, sì? Quindi sul doppio massimo è andato oltre, sì, è vero. Quindi anticipando l'S&P e il DAX, per cui è un segnale interessante perché aveva fatto un ritraccione abbastanza veloce su una volatilità importante di un giorno e poi ancora una volta recuperato portandosi dietro tutto. Eccolo qua il Nasdaq. E ha rotto, ha chiuso sopra, sì. Sì, sì, è assolutamente. Un po' di paura sulla, su quel ritracciamento veloce e poi è già passata la paura, incredibile. Sì, sì, no, veramente assurdo. In realtà se noi andiamo a prendere qui io c'ho nella lista qui, che anche qui le guardo principalmente, le principali azioni americane quotate sul listino Nasdaq, che sono, cioè le azioni del Nasdaq rispetto a quelle del NYSE sono più, c'è un trader americano che dice che sono più wild wild west, no? Mm-hmm. Cioè sono più nervose, più fanno della volatilità più così, no? E infatti se noi andiamo a prendere per esempio Apple, cioè, guarda Apple come è messa, cioè è dritta, è verticale, sì. Cioè non gli ha fatto un baffo qui, questo è un weekly, cioè il daily non te lo faccio neanche vedere, questo è un weekly, questa è Amazon, cioè guarda Amazon, ma dov'è il coronavirus qua? Non c'è, vedi? Amazon, Microsoft sì. Anche, guarda Microsoft, boom, cioè Netflix, bene anche lei, no? Guarda qua. Questo è gli ultimi 2-3 mesi, gli ultimi 6 mesi. Quindi Zoom, vediamo sta Zoom non ce l'ho, ma te la prendo subito. Eccola qua. Dovrebbe essere questa, Zoom. Eccola qua, questa, no? Zoom, boom. Quindi, cioè, stiamo parlando di aziende. Per forza poi il Nasdaq è messo così. Ovviamente è un po' più... è un paniere, quindi ha... anche altro tipo di vendite, ma cioè qua massimi storici, l'S&P comunque, e lo riprendo adesso qua sul mio qua sulla mia piattaforma, l'S&P dov'è? Eccolo qua, cioè è messo così comunque, questa weekly è messo così, non è che sia tanto lontano dai massimi, S&P. Sì. Quindi sì, ha dei bei movimenti al momento, sicuramente. Ci chiedono per EURGBP, tu che ne pensi, Ardu? Non è un cross che faccio tantissimo, però andiamo a vederlo, Eurosterlina, lo prendo da qua, guarda così. Neanch'io faccio prima. Lo faccio proprio, però ho un'opinione. Mm-hmm. Che si poggia sul fatto che l'euro dovrebbe essere più forte della sterlina e quindi EURGBP dovrebbe salire. C'è tutta qua la conclusione. Per cui poco a poco diciamo che vedo più forte l'euro della sterlina. Infatti il ritracciamento della sterlina è stato più forte rispetto all'euro. L'euro forse lo vedremo più volatile di come lo abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo. E la sterlina... sta facendo più fatica a riprendersi forse dell'euro e ha una forza relativa inferiore probabilmente, quindi forse potremmo vedere un euro di sterlina in salita sul medio periodo, ecco. Però anch'io non la utilizzo, come non utilizzo euro NZD e tutte quelle, neanche io i cross tendo a non farli, tendo a fare i principali. E tra l'altro anche tra i principali c'ho anche un po' più i miei preferiti, quindi che sono un po' tipo i tuoi, a te ti manca lo yen, ma bene o male siamo lì. E ti dico che sono d'accordo con te, insomma sulla sterlina deve mostrarci
almeno graficamente mi deve mostrare più forza, perché ce l'aveva mostrata. Se noi andiamo a prendere tutto questo movimento che ha fatto, in effetti, cioè è stato veramente un movimento rapido e forte, però non mi è piaciuto adesso questa barra qui, questa elephant bar, no? Un'altra barra elefante qui, cioè queste barre elefanti comunque ci stanno dicendo che qui sono arrivate delle vendite, tra l'altro su dei livelli anche mensili, settimanali, cioè livelli molto importanti da un punto di vista proprio del lungo termine. È ovvio che se l'euro sale, l'Australia sale, eccetera eccetera, si porta bene o male un po' con sé anche la sterlina, però giustamente, come dici tu, la forza relativa la vedo al momento, almeno è quella un po' più calma nei movimenti, quindi... Ma gli stessi flussi degli acquisti degli istituzionali sono molto forti su euro, meno forti su Udine Zolanda e decisamente meno forti sulla sterlina. Ah. Per cui questo secondo me è il vero motivo per cui la forza relativa è inferiore. Un grande saluto da Mattia, da Rovigo, un tuo compaesano, Arduino. Non so se ci conosciamo, magari ci conosciamo anche, Mattia, io adesso non mi viene in mente, ma magari ci siamo anche conosciuti, mi fa piacere, grande. Hai visto? Allora, domande in chat, siete tantissimi, quindi vediamo se c'è qualche domanda che possiamo pescare per far piacere a qualcuno dei nostri followers. Qualcuno sostiene che l'euro-dollaro precipiterà e che fare trading è un gioco a somma zero o sotto zero. Ah, che peccato. Per i più sì, certamente. Ah beh, sì. Che peccato. Ciao Renato, ciao Carlo, ciao Aurelio, ciao Alessandro, ciao Mauro, ciao Diego e Antonio. Un saluto ad Antonio Izzi che è in squadra, in scuderia con Arduino. Bell'anto. Qui Manuel ci fa sapere che è in mezzo alle bombe, come dicevamo ieri. Io sto in mezzo alle bombe su Euro Neozelanda. Tu la tradi Euro Neozelanda? Assolutamente no, ma il consiglio che do adesso, diamo dei consigli anche Max, cosa dici? No, ne parlavamo anche in Trading Room questa mattina noi. Con Antonio proprio che è qua presente, cioè diciamo che avete quelle 4-5 coppie di valute che hanno pochissimo spread, quindi incidono meno, sono tecniche, quindi hanno una tecnicità assurda, bellissima, hanno una volatilità bella, non serve che andate a prendere chissà quali coppie. Poi Euro Neozelanda è una di quelle coppie che è un cross, quindi ha dalla sua i movimenti di euro, di Neozelanda e di dollaro, perché è un incrocio, e ha un rollover magari chissà quale, e soprattutto che nei momenti di bassa liquidità, come può essere il venerdì sera, la domenica sera, magari lo spread che adesso il vostro broker vi dà di 3 pip diventa di 25. E io sinceramente faccio molta fatica, e quindi è meglio concentrarsi su quei 3, 4, 5 cambi, se vi piace il Forex, seguire quelli, e noi facciamo così. Il focus, come tutte le attività, è molto importante. Quindi se voi fate i barbieri uomo, non fate i parrucchieri per la donna, hai capito? Cioè... Bello questo! Ma poi forse non sapete che una candela di Euro Neozelanda in massima volatilità durante il crollo dei mercati ha fatto 1750 pips. No, non si può tradare una cosa. Tra minimo e massimo. No, quindi no. Lo so che piace, però di base infilza i conti come con una lancia e tira su fuori dall'acqua. No, infatti io dico, io e te Max, seppur abbiamo delle tecniche operative diverse, però l'approccio, diciamo, che ho notato è molto simile, insomma, su questo non ci sono dubbi. Sì, e anche credo complementare da una serie di anche complementare di probabilmente, sono d'accordo. Di vista, sì. Mentre USD Canada è invece una cosa che io non uso, ma assolutamente più ragguardevole, che tu Arduino usi, no? Sì. Io diciamo che queste qua è la mia watchlist, le sette che vedete qua. Quindi l'euro, la sterlina, lo yen, l'Australia, il Canada, la Neozelanda e il franco, che sono diciamo le sette valute sul dollaro americano più importanti, quelle che nella torta del Forex
sono quelle più scambiate, ecco, e anche le principali, perché dopo si formano i vari cross, che fanno arrivare addirittura le valute, le principali, a 27-28 coppie di valute, insomma, tutti i cross di tutte queste, sono queste. Quindi io, sì sì, le seguo. È ovvio che, diciamo che tra queste, le mie tre preferite, quattro, sono l'euro, la sterlina, lo yen, e poi ci potrei mettere l'Australia. Il Neo Zelanda è molto simile all'Australia, quindi ce l'ho perché a volte magari mi dà una struttura un po' più completa dell'Australia, ma sono molto simili, no? E poi dollaro canadese, dollaro franco li faccio, però magari li faccio un po' meno perché sono molto correlati in realtà negativamente con l'euro dollaro, e quindi quando l'euro dollaro fa una cosa, bene o male, gli altri fanno una cosa diversa. Però è successo anche dei bellissimi trade sul Canada, dei bellissimi trade sul franco, sempre col dollaro, e quindi sì, il dollaro Canada, come vedete, anche lui ha una struttura di questo tipo, ha creato molta volatilità, però anche qui, insomma, cerchiamo di guardare quali sono i macro trend e poi lavoriamo sugli abbassamenti, rialzi di volatilità per entrare uguale all'euro, diciamo, in linea di massimo. Stefano, ti fai complimenti perché l'altra volta ti ha seguito e ha visto che hai consigliato Spotify, ha visto che è andata bene, probabilmente non l'ha comprata perché dice non mi fido, adesso però visto che è andata bene ti chiedo un consiglio per gli acquisti. Che cosa gli diamo a Stefano da comprare, Arturo? Allora, beh, tutto il comparto Nasdaq, come dicevo prima, è sicuramente un buon deal. Sinceramente adesso però, mentre Spotify era in una situazione di compressione, ripeto, io non l'ho neanche tradata, mi piace guardarle perché comunque mi piace, ma non trado tendenzialmente il Forex, direi che abbiamo Facebook, abbiamo, come facevo vedere prima, Apple, Amazon, però al momento, a mio avviso, queste non le comprerei adesso, ma aspetterei un abbassamento almeno di qualche settimana della volatilità, seppur per quanto può essere un abbassamento, perché sulle azioni c'è un po' diverso, però attenderei un attimo. Quindi adesso non ho proprio, mentre Spotify era bella, pronta per un lancio proprio. Nel frattempo record di ascolti, 220 in diretta in contemporanea sui quattro canali, per cui abbiamo fatto il nuovo record. Vi ringraziamo per la vostra calorosa presenza. Ogni volta che andiamo in live con Arduino battiamo un record, per cui siamo bisogna da comprare, Arduino. Bisogna, siamo da Max. Comprare. Bisogna. Non si può stare fermi a prima. Dobbiamo quotarci, Ardu. Abbiamo anche la stessa Polo. Eh? Abbiamo anche la stessa Polo. Esatto. Pensa, tra l'altro, vedevo casualità. Tra l'altro vedevo qualcuno che se n'è accorto, e allora vi lancio una cosa, che nelle prossime dirette probabilmente vedrete una maglietta personalizzata, e quindi non svelo niente. Wow. E qui non riesco a emularti. Ciao Simone, benvenuto. Ma mi emulerai anche qui. Quando ti riuscirò a mandare, quando riuscirò a capire esattamente dove sei e riesco a mandarti sta cosa, credo che, insomma, si riesca ormai con i tempi attuali, dai. A recapitare. Dove vuoi andare la prossima volta, Max? Sai già dove volete andare? Allora, per rispondere alla domanda, la prossima tappa? Sì. E la prossima tappa la stiamo calcolando sulla base delle possibilità che ci saranno di spostamento da qui, perché qui ogni giorno cambiano. Ah. E quindi siamo in trend laterale qua. Ho capito. Vabbè, o finché stai lì. Sì, finché sto qua, diciamo che non mi muovo. Mi sa che c'è un po' di lag. Allora, per rispondere a Gianluigi, la differenza dell'operatività mia con Arduino, diciamo, una delle cose potrebbe essere l'operatività degli istituzionali, quindi guardare la loro presenza. L'altra cosa sicuramente importante e diversa è l'utilizzo dello stop, che chiaramente Arduino fa. Io non faccio uso delle tecniche di aggiustamento, che sono un po' una mia, diciamo, retaggio che viene dalle opzioni. E poi vabbè, il fatto dello scalping che so fare, però diciamo che
per scelta, non sto più tutto il giorno lì, l'ho fatto per un po' di anni, però è una cosa che diciamo ha caratterizzato una parte della mia operatività, mentre le opzioni le faccio ancora, perché le opzioni mi costringono tutto il giorno davanti al monitor, anche se lo scalpi lo facevo mezz'ora, un'ora, e così. Credo ci sia un po' di ritardo. Tu armi, io ti sento bene, forse tu mi senti un po' ritardato. Sì? Sì, forse un pochino di delay. Cosa ne pensi di dollaro yen, Ardu? Ma andiamo a vederlo, visto che ci siamo. Eccolo qua. Ale. Dollaro yen è messo così, guardate, il weekly è questo, quindi lui aveva fatto praticamente, aspettate che lo prendo meglio, eccolo qui, aveva fatto questo annullamento del movimento long, questa barra qui, e quindi questa barra qui, tra l'altro poi settimana scorsa ha fatto una barra inside, quindi è stata una compressione, diciamo, di volatilità, questa è un inside narrow range, quindi a range ristretto, e adesso il dollaro yen si è andato direttamente sul livello che avevo segnato, l'area 106, che come potete vedere tra aprile e maggio è stata un'area di domanda molto forte. Però io credo che possa continuare il ribasso, eh. Cioè il dollaro americano credo che si possa anche deprezzare sullo yen anche, seppure è una valuta un po', una coppia di valute un po' complicata, nel senso che se c'è come dire risk off, quindi l'S&P tende a salire, il dollaro yen non dovrebbe scendere troppo, infatti ha avuto i suoi movimenti, però vedete adesso ha fatto un daily di questo tipo e sì, qui tiene questo livello, però ci sono dei livelli molto più bassi, ritornare in area 100 nel medio periodo potrebbe essere possibile. Ti dico la verità, quest'anno, seppur questa è una coppia di valute che nei 10 anni passati è stata una delle mie preferite con l'euro-dollaro, ti dico che nell'ultimo annetto l'ho tradata molto poco, perché non ha fatto così delle cose incredibili. Per esempio, però, nell'ultimo mese ho fatto un bellissimo trade su dollaro-yen, abbiamo parlato anche l'altra volta. Sono entrato long praticamente prendendo tutto questo movimento che vedi qua, no? Ho preso tutto questo movimento, sono uscito tra l'altro proprio su questa zona, ero entrato in quest'area qua, avevo uno stop ridicolo, capito? Non proprio Quella così, è bella, eh. sì, non proprio così, forse l'avevo un pelo più alto, però sì, cioè è stato un movimento molto, molto importante e quindi una figata. Però non è una coppia che al momento sto tradando tantissimo, cioè forse era l'ultimo trade questo, però è così. Direi attenzione a 106 e dopo da lì vediamo. Io, diciamo, ecco, per spiegare un attimo, ho sempre bisogno di conferme, nel senso che va bene ci sono i livelli, va bene c'è un certo tipo di movimento, però poi voglio capire un po' qual è la dinamica. Anche dopo movimenti di ampia volatilità, per esempio, tendo ad aspettare di vedere come consolida, no? Se consolida che vedo che tiene, allora per me, boom, acquisto, capito? O contrario. Molto Sì, poi molto figo. Per il semplice. DAX invece ci chiede Giorgio, sostanzialmente allineato all'S&P, penso sia arrivato. Vediamo un po', Ardu, se faccio un'analisi vagamente simile alla tua, dicendo che c'era un livello chiave importantissimo a 12.940 circa. Ci becco? Ma su cosa? Ah, DAX. ok. Allora, questo è il DAX. Io vedo 12,2, che è un bel livello. E poi abbiamo l'area settimanale successiva, che è questa zona qui di chiusura, la possiamo portare qua. 12.870, diciamo 12.900, sì, quello che dici tu, 12.900, sì. 12.900 può essere un'area importante, però sì, c'è una tendenza molto forte adesso, cioè, quindi ci può arrivare tranquillamente. Poi lui, secondo me, ha fatto un swing di minimo molto importante, che è questo qua che vedete qui. Questo ha sfalsato, ha buttato via, a mio avviso, anche un po' di posizioni in stop loss. Ed è ripartito. Adesso ecco quello che dicevo, consolidamento. Adesso qui sembrava volesse farsi un'altra mini leg ribassista per poi ripartire, invece con la barra di ieri
ci mostra forza e continuazione, quindi che possa arrivare proprio in area 12.870-12.9 anche in settimana è possibile. Sì, e poi vabbè, ci sta che torni massimi, visto il Nasdaq che è là e l'S&P che non molla, la correzione che c'è stata violenta, che non ha fatto precipitare nulla, ci sta. Secondo me non dovrebbe avere problemi ad arrivare fin là in alto. Non si capisce come, vista l'economia reale, però i mercati finanziari dicono che è così. È così, è così. Benissimo, ci chiedono in New Zealand che è così, no? È così, è così. New Zealand sono dentro adesso in questo momento, vediamo. Vediamo domani che cosa vuole fare. Sì, secondo me ci sta che magari ritraccia un attimino, però vediamo, però io c'ho uno stop molto stretto qua. E quindi vediamo, però la posizione è bella, addirittura potrebbe anche essere incrementabile il tipo di operazione, uh-huh. Al momento è lì, però potrebbe essere incrementabile, per esempio un settimanale come quello che sta facendo è sicuramente è un po' come l'euro dollaro di prima, insomma, cioè sì. Mi piace molto. Scusate, ho una bella area là, 67,20, e questa secondo me è una bella posizione. Oggi, vedendo un pochino, ero abbastanza concentrato soprattutto su euro, Neozelanda, Australia, oro e argento, erano le 5 che stavo tenendo più d'occhio. Quella che proprio mi piaceva di più per il tipo di movimento, di tenuta, di volatilità verso il livello, eccetera, era proprio questa. E quindi inizialmente in realtà avevo messo un ordine leggermente più basso, poi alla rottura, guarda, ti faccio vedere, grafico a 4 ore, ha fatto questa rottura molto forte al rialzo, quindi ho preferito mettermi a 0,65. Adesso vediamo se dovesse tenere questa zona qua, eccola qua, questa è la zona che deve tenere, la zona verde, direi che non ci sono problemi e domani magari in prima mattinata potremo vedere un po' di rosso, di nero, e poi la ripartenza. Questo è quello che mi aspetto. Tra l'altro una chiusura così, che è, diciamo, a indecision bar, barra di decisione, se dovesse rompere i livelli di massimo, statisticamente è una di quelle barre che può portare alta volatilità in una giornata sola. Mm-hmm. Vediamo. Mm-hmm. Yes. Altrimenti magari staziona un po' prima di farci vedere qualcosa di bello. D'altro canto, se tutti i giorni fossero 100 pips, le valute oscillerebbero da non poterci fare la spesa. Assolutamente, assolutamente. Sì, diciamo che sono molto tranquillo su questa posizione. E, tra l'altro ho un ottimo risk reward. Questo mese sto quasi a un più 5%, tra l'altro questa posizione andrebbe a, se va a stop, a decurtare un meno 1, che per carità non fa piacere a nessuno, per carità vorrei andare a target, però in linea di massima non dà fastidio. Se va a target porto a casa un 2,5 circa e quindi andrei sul mese praticamente quasi a un 8 e sarebbe un gran mese. 5 operazioni tra l'altro, neanche tanto. Con la massima disciplina, ordine e, sì, e gestione. Assolutamente sì. Molto bene, ragazzi, molto bene. Anche oggi abbiamo diffuso un po' di scienza e un po' abbiamo condiviso trading online con un sacco di persone che sono venute qui un po' da tutta Italia, da tutto il mondo. Abbiamo fatto il nostro record di ascolti, la nostra punta massima. Anche quest'oggi. Arduino, vogliamo dare qualche altra raccomandation in chiusura? Prendiamo l'argento un attimo, se dici, se c'è qualcuno che gli piace. Io è da un po' che lo seguo, anche l'oro in realtà, stiamo parlando di due mercati. Ah, guarda l'oro, sopra i massimi di periodo. È tutta oggi che lo guardavo, anche quest'oggi, quando ieri, cosa è successo in questi giorni, ti prendo l'oro per farti capire. Aveva fatto questa lateralità, aveva fatto tutta questa vola qua, boom, così, poi è andato su questo massimo, lo ha tenuto, ma non, vedi, non ha fatto vera volatilità. Lui qua ci ha dato una stecca, mm-hmm. Una bella pin bar proprio di quelle
che è arrivata proprio a metà del movimento, poi guarda, ha consolidato al di sopra e poi boom, eccola qua la conferma del movimentone long, no? Boom, questo, tac. E quindi cercavo appunto un entry. Quest'oggi, stamattina ero un po' combattuto, volevo, stamattina, guarda, sono stato un'ora abbondante, dopo la trading room, già che abbiamo fatto l'analisi, in più poi sono stato un'altra ora abbondante a guardare questi mercati, e ce l'avevo un po' in mente, stazionando sul 4 ore si notava la tenuta sopra, vedi, vedi che, ecco, questo massimo qui non ha alcun valore, capito? Non è importante, questi sono importanti. Questi sono importanti perché se noi andiamo poi sul time frame grande, e quindi andiamo su, ma non neanche sul wiki, sul daily, noti che questo è solo un massimo, ma la partita qui l'hanno vinta i venditori. Sì. Quindi questo qua è un massimo che spesso viene bruciato tranquillamente. Mm-hmm. E allora qui aveva consolidato, aveva fatto un bella, una bella congestione e si poteva cercare un entry magari su queste zone con uno stop su queste aree. Adesso ha fatto un bel movimento, già sta sopra i massimi di periodo e io credo che si possa andare tranquillamente in area 17,97-18, che già io ti dissi, probabilmente 3-4 settimane fa sull'oro, che tu mi hai detto, sull'oro sei long, ti ricordi? Ed eravamo molto più giù, eravamo tipo a 16, a 1670. Sì. E sta continuando, ripeto, 18 secondo me è l'area adesso dove lui va, 18 potrebbe essere la prima area dove magari arrivano delle vendite un po' più sostenute. Ecco. Fantastico, ci sta di brutto. Fantastica questa analisi. Tutti i cross hanno avuto uno spike, sì, non so con che broker l'hai visto, c'è da verificare anche questo. Benissimo ragazzi, cosa ne pensate della live di oggi? Siete contenti della live di oggi? Della performance, dell'analisi, delle indicazioni, del confronto che abbiamo avuto? Cerchiamo di superarci sempre e di... dare seguito alle vostre aspettative. Potete seguire Arduino nel suo Platinum, che è il servizio attraverso il quale informa i suoi abbonati in merito ai segnali, l'analisi, tutta l'operatività. Abbiamo cambiato il nome anche, Max, abbiamo cambiato il nome. Okay. Nuovo nome è? È Platinum Price Action Trading School. Fantastico. Quindi un po' più lunghetto anche. Ma sì, perché alla fine è una scuola, no? E quindi cioè, è un percorso, è uno stare insieme, e non è un puro servizio, perché certi lo scambiano per un classico servizio solo magari di operativo, no? Ma invece è molto di più. Infatti chi poi entra nel Platinum se ne accorge, dice non pensavo fosse così, tutto così. Siamo tra l'altro nel picco di iscritti, non abbiamo mai avuto così tanti iscritti, siamo molto contenti, le persone sono molto felici, continuiamo così. E quindi siamo contenti, insomma, stiamo facendo, al di là delle belle operazioni, stiamo facendo un buon trading, questo è importante. Sì. Molto bene, molto bene. Sì, infatti anch'io ogni tanto seguo le operazioni che fai, eccetera, ci confrontiamo anche dietro le quinte, una cosa che mi piace tantissimo, perché vedere che in alcuni casi siamo allineati al millesimo è figo, in alcuni casi no, in alcuni casi c'è uno che la sta vedendo un po' prima, un po' dopo, è una grande esperienza anche per me in questo caso, nel senso che poterci consultare penso che per noi sia un grande vantaggio, insomma, da questo punto di vista, pur facendo le cose in modo un po' diverso, ma sostanzialmente spesso si allineano come i pianeti. Secondo me così ne gioviamo tutti e cresciamo tutti. I tuoi di Codice Max, i miei del Platinum, alcuni tra l'altro magari ci seguono entrambi, noi stessi, io e te, quindi a me piace molto, sì, sono d'accordo. Assolutamente sì. Allora, diamo i riferimenti a chi ce li chiede, vediamo se riesco a rimettere l'infografica di prima. Perfetto. Quindi potete trovare, ecco qua, Arduino schienato su yourforex.com, dove potete trovare il servizio Platinum o potete contattarlo direttamente. A me trovate sul sito maximereghetti.com o codicemax2x.com, dove io offro il mio, diciamo, servizio.
Ragazzi, spero di avervi, come si dice, che vi abbiamo soddisfatto anche quest'oggi. Sono per la prima volta qui Marianna, allora gli diamo una benvenuto Marianna, che è, diciamo così, il trading in rosa è qualcosa che dovrebbe crescere, progredire, perché è una cosa che secondo noi è molto indicata anche al pubblico femminile. Salutiamo Eleonora, mitica Eleonora. Ciao Ele. E vi diamo appuntamento, cioè dove potete trovare Arduino. Io sarò là di nuovo ancora domani sera alle ore 21 italiane, finché non ci si muove da qui alle 21 tutti i giorni. Qualcosa da raccontare ce l'ho e lo trovo. Ardu, grande, siamo pronti per i saluti. Vedo nello, è sempre un vero piacere andare live con te, Ardu. Sì. Un grande abbraccio, saluta la Ele, le bimbe. Anche per me, saluto a tutti. Non so se, però, insomma, a proposito, saluta anche Nerina, anzi, te la saluta il mio Mario. Che vorrebbe conoscerla. Tu, Mario, potremmo, sì, perché lui le cagnette, sì, le cagnette tipo la tua ci va un po' matto, quindi sì, bisogna stare anche un po' attenti, ecco. Però Nerina pesa 2 kg, sì, no, bagnata. Tu non so. Ma allora, come altezza penso che siamo lì, solo che il mio pesa 14. Non gli dai da mangiare, Ardo? Le candele, no, le crocchette, è solo che è proprio lui che è un cane tamugno, è tutto muscoli, è un bulldog francese, quindi è tutto tamugno lì, tutto compresso. È tutto concentrato. È concentrato, e quindi prima di andare via, prima dalla casa, sono andato a casa a mangiare qualcosa, mi ha detto, mi raccomando, saluta Minerina, e quindi bisogna salutargliela. È un inside bar. Sì. Va bene, te lo saluterò da parte sua, di Mario. Sì, grande Mario e grande Nerina. È stato un piacerissimo, un abbraccio, buona serata. Grazie a te Max, e un saluto a tutti, alla prossima. Ciao.